Scritto a parlare il consigliere Terranova. Prego consigliere, per 20 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Colomban, tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto che oggi ci porta in aula a discutere questo provvedimento. Negli interventi dei miei rispettabili colleghi sinceramente ho percepito una serie di contraddizioni, perché potrei cominciare dal fatto che la capogruppo del Partito Democratico ha ribadito che questo provvedimento arriva in continuità con dei provvedimenti precedenti emanati dall'amministrazione del sindaco Marino e poi successivamente quella del commissario Tronca, andando a recepire quelli che sono, diciamo, i dettami e le prescrizioni di un decreto legislativo di un governo a guida PD e che oggi noi ovviamente, rispettosi delle leggi che lo Stato emana indipendentemente dalla tipologia e dalla colorazione del governo, andiamo a recepire in questo emendamento, stabilendo poi che questi provvedimenti rappresentano qualcosa di catastrofico per Roma Capitale e per le sue partecipate. Qui non si capisce allora se già allora non c'era un progetto per portare diciamo, Roma sull'orlo del baratro. Io direi forse che in realtà questo provvedimento invece va a sanare, a intraprendere un percorso di risanamento che evidentemente anni e anni di amministrazione non avevano tenuto conto, e forse devo dire con una nota, diciamo, di apprezzamento, mi si consenta questa parola, anche la precedente amministrazione aveva cominciato ad intuire. Evidentemente si è perso un po' per strada questo tipo di ragionamento, andando a respingere quello che è contenuto in questo provvedimento, soprattutto relativamente alla parte che stabilisce per il decreto Madia che determinate cose vanno fatte, o se non vanno fatte vanno motivate, e ampiamente motivate, perché uno dei principi fondanti di questa legge è che un ente pubblico dovrebbe avere società strumentali o comunque, no, che contribuiscono all'indirizzo e alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi istituzionali dell'ente, e non a mantenere in piedi delle partecipazioni in società che degnamente e onestamente fanno altro. Questo non lo dico io. Un attimo solo, consigliere, silenzio in aula per favore. Sì, si sente meglio? Silenzio in aula. Vabbè. Purtroppo questo microfono non... Un attimo, aiuta. Consigliere. Sì, prego. Chiedo cortesemente di fare silenzio in aula. Prego. È stato criticato l'intervento dell'assessore Colomban, ma indubbiamente un intervento sintetico, cioè non necessariamente dobbiamo utilizzare milioni di parole per esprimere dei concetti, anche perché, e su questo vorrei sottolineare che non mi piace quando il lavoro delle persone viene criticato a prescindere, senza considerare quello che c'è dietro la realizzazione di un documento. Non possiamo dire da una parte ci avete dato, e comunque con notevole anticipo rispetto a quelle che poi sono state le attività di commissione di aula, un documento di 500 pagine, di oltre 500 pagine, e poi dall'altra dire ma non c'è scritto niente. Delle due l'una: o il documento contiene niente, oppure il documento non è stato letto. Credo che purtroppo di non essere concorde con la prima visione, visto che noi invece il documento lo abbiamo letto. Lo abbiamo letto determinando, per esempio, che all'interno del documento, consigliere Pelunzi, non me ne voglia, non c'è scritto solamente cosa fa la società, il risultato degli ultimi 5 bilanci, perché quello è stabilito dalla legge. Cioè, è proprio il decreto legislativo che ci chiede di scrivere quelle cose. Non so se un bambino di 7, 8, 9 anni sarebbe in grado di farlo, perché queste cose si scrivono
si scrivono con cognizione di causa e bisogna sapere cosa andare a scrivere. Ma il documento è corredato da una serie di motivazioni analitiche che sono state scritte dai dipartimenti e sottoscritte dagli assessori competenti. Ce n'ho qui una davanti relativa per esempio alla centrale del latte e ho qui l'assessore Meloni che può confermare che tutto ciò che è scritto lì dentro rappresenta una descrizione della situazione delle varie società con delle considerazioni che fanno riferimento per esempio in questo caso anche al contenzioso che c'è stato con Cirio Parmalat a suo tempo, insomma, di tutta la storia di come siamo arrivati oggi, noi in quale situazione siamo rispetto a questo, ma questo è solamente un esempio, chiaramente di queste relazioni il documento ne è pieno. Tra le altre cose ci sono anche le schede della Corte dei Conti, sono letture interessanti perché fra le altre cose contengono un sacco di informazioni. Capire per esempio come in questi anni siamo arrivati ad avere una novantina di partecipazioni, insomma a vario titolo, dirette, indirette, in attività di tutti i tipi, insomma qualche domanda ce la potremmo fare. Luca, io credo che in realtà invece sia stato fatto un bel lavoro di analisi, un bel lavoro di prospettiva, a cui seguiranno tutta una serie di interventi, alcuni sono già in essere. Credo che sia dell'ultima ora il fatto che il Tribunale di Roma abbia recepito la proposta di concordato preventivo per ATAC, quindi inizia un processo di risanamento. Ovviamente la strada è lunga, va corredata di contenuti, cosa che noi siamo pronti a fare. E siamo pronti a fare grazie, e chiudo il mio intervento, al bel lavoro dell'assessore Colombanna, che a prescindere da quello che sarà il destino, insomma il proseguo di questa, del suo lavoro all'interno di questa amministrazione o altrove, credo che vada ringraziato e apprezzato perché ha lavorato con dedizione e amore per questa città pur non essendo romano. Grazie.